in questo nuovo video. Questo giochiamo a 5 secondi, un gioco da tavolo molto carino dove avremo 5 secondi per dire tre cose giuste della cosa che leggeremo. Si è capito? No, no, vero? No, che poi allora, non è il gioco da tavolo, cioè molto, hanno fatto, sì, hanno fatto il gioco a tavolo. Allora, tavolo ad esempio, della famosa challenge. Dimmi tre cose silenziose. Avremo solo 5 secondi per dire tre cose silenziose. Se ci riesci fai il punto, se non ci riesci passa all'altro che dovrà dire tre cose silenziose senza dire quello che però l'altro ha già detto, il che rende tutto molto più difficile. Abbiamo ottenuto questa regola, esatto, del gioco, perché ragazzi, molto carina. Allora io l'ho comprato, poi ci siamo resi conto che è da tre giocatori in, sì, su. Non l'avevo letto. Noi, come però potete vedere, siamo in due, quindi lo improvviseremo un pochettino. Molto carino è questo per tenere il tempo. Cioè, quando l'ho usato sono scappati i gatti, quindi sì. Allora però stava... per, se tu lo muovi questo non funziona, ce lo devi appoggiare. Ok. Vabbè, ma lo tengo così perché no, se non no, si no, vede. Guarda, guarda, no, guarda. Perché l'ho mosso prima. Ma ti sto dicendo che non fa. Vuoi davvero tryhardare, sì, nella challenge dei 5 è secondi? È un gioco serio, quindi... Che poi era a 7 secondi è vero. La challenge. Invece quindi, il gioco di società... Tu prendi, fai così e lo lasci stare. Ok. Quando finiscono, è finito i 5 secondi. Ok, tanto probabilmente sentirete il rumore delle palline. Esatto, comunque... Ok, non ho capito niente delle regole, ma proviamo allora, a iniziare. Vai, chi inizia? Inizi tu. Quindi io leggo? No, io leggo e tu fai. Ok. Allora, questa la leviamo perché è quella che hai letto prima. Ok. Sei pronto? Devi avviare tu, eh? Allora, avvio io? Sì. Dimmi tre cose che fanno rima con neve. Via, quelle rime nel tempo. La devo dire io! Adesso, ok, pronta? Dimmi no, no, tre cose pronta. Che fanno rima con neve. Non possiamo iniziare così, però. Cosa fa rima? Non lo so. Grazie. Okay. Quindi ho fatto un punto. No, non hai fatto un punto. Non ti passa così. No. No, eh, fai i punti se indovini. Che è sta no, storia? No, fai il punto anche se l'altro non mi piace riesce. Stare. È la regola. Adesso non ti piacerà perché tocca a te. Leggi tu. Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché? Dimmi. Pronta? Mm. Tre cose che vanno in coppia. Dai. Per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo. Fidanzati. Ma dove? Allora, prego. Quindi devi rileggerla e per partire. Vabbè. Tre cose che vanno in coppia. Okay. Scarpe. L'unica che ho pensato. Calzini. C'è schifo. Vabbè. Mi prendo il triste punto. È difficile, sto di 5 lo, secondi. Ma è la pressione mentale. Esatto. È quello esatto. Il problema. È la pressione mentale. Ok. Allora, questa è semplice, dai, così lascio questa perché secondo me, ragazzi, almeno ci ricordati sentite per far partire il tempo. Dire qualcosa. Vado. Vai. Dimmi tre lavori che si possono fare in ospedale. Medico, infermiere, chirurgo. Però medico e chirurgo per me è la stessa. No, sono totalmente diversi. Devi dire anche segretario, cioè chi lavora alla reception. Sono due lavori diversi. Va bene, va a fare butta, non ci provare. E dammi il punto. Sono due lavori diversissimi, eh. Guarda che mi arrabbio. Ok, ok. Il chirurgo fa solo le operazioni. Lo so, il medico è quello generico. Cioè, ragazzi, okay, non so. Dai, questo è sei easy. Sei anche fuori dall'inquadratura. No, ascolta, da quando stai ascolta, le ho scelto una easy. Vado. Dimmi tre cose che si possono comprare al mercato. Il pesce, la carne e le verdure. I limoni, signore! Vai. Allora, come te la cavi in geografia? Ce la posso fare. Te la lascio, se la stai. Vai, vai, la gestisco. Ok. Barbabietole da zucchero, vai. Allora, dimmi tre città della Toscana. Ah, Firenze. Firenze e Firenze. Pisa. Non sono sicuro. Sì, che è Toscana. Esiste altro in Toscana. Sì, ma io non me le ricordo. Io geografia faccio schifo. Scusa. No, che poi... Ascolta, questa la scartiamo, dai. No. Dammi il punto. Allora tocca a me però. No, dimmene un'altra. Firenze, Pisa. Dai, la non sappiamo so, un'altra. No, non ce ne sono altre. Sono due città in tutta la Toscana. Scusate. Io non so neanche dove. Allora, o ci provi anche tu e quindi mi dai il punto, o me ne leggi un'altra. Te ne leggo una facilissima, okay, dai. Allora, sei pronto? Sì. Se non sei questa, sei morto. Dimmi tre razze di gatti. Ragdoll, persiano. L'ultima pallina sta scendendo. Non mi è venuta altra. Vabbè, non puoi dire ragdoll e persiano. No, aspetta, dimmi aspetta, tre no, razze, no, non puoi pensare, di gatto. Allora, siberiano, scottish, europeo, quello normale, una razza, non rompere. Piombe, buonata. Prenditela, ma non propria. Ce la puoi fare. No, se sono cose di matematica o geografia, no, ce la fai, vado. Dimmi tre regioni dell'Italia del Sud.
Sicilia, Sardegna, Campania. Vabbè, sud e sud. Sì, la Sardegna è più al centro in realtà. È sud però, dai, non iniziamo si chiamano isole ed è al centro. È centro-sud, prima cosa. E poi è, la Sardegna è sud. Sono poco ci convinto. Ci sei nato? Comunque Calabria, Puglia e Sicilia. E io volevo dire Sardegna. Sud. Scusa, ci sei nato? La Campania è più su. Quando dici che sei della Sardegna ti dicono tutti che sei del sud, quindi non rompere. Ok, allora. Scegli. Sono giapponese. Pronto? Sì, sì. Dimmi tre cose rosse. Sugo. Pringles, Coca-Cola. Penso che possano valere. Pronta? Guarda, ce ne sono qua che mi posso vendicare. Vado? Vai. Dimmi tre cose che si trovano sull'albero di Natale. Allora, le palline, le ghirlande e la stella di Natale. Non la stella di Natale è quella che sta lei. In alto, quindi è una cosa diversa. Ho sbagliato a usare il Natale. Dimmi tre posti dove la gente mette i propri soldi. Cassaforte, salvadanaio, portafoglio. Bravo. Io avrei detto anche materasso. Qualcuno li mette come nei, nei no, film. No, te l'avrei bocciata. Dimmi tre personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, lo strecatto, il bianconiglio e il cappellaio matto. Questa può essere divertente. Vai. Sei pronto? Dimmi tre modi per insultarti. No, non posso. Dai. Censuriamo, l'ho fatta in due secondi. Prego, signor editor, sa cosa deve fare. Without hesitation. Dimmi tre personaggi della Divina Commedia. Dante, Virgilio e Caronte. Sì, sì, Caronte. No, c'è anche... Vabbè, abbiamo fatto il Guardiano dei Mondi ispirato alla Divina Commedia, quindi ce ne avevo abbastanza freschi in testa. Vai. Dimmi tre cose fastidiose che fanno i cani. Abbaiano, mangiano tutto, fanno la cacca. Ma non essere i cani. Che cosa? Fare la cacca. Sì, ma perché devi raccoglierla, dei gatti non la raccogli. Beh, perché, dammi la cacca. Perché tu non pulisci la lettiera, brutto schifoso lurido infame. Vai grazie. A pulire la lettiera e dimmi se non raccogli la cacca dei grazie. Gatti. Grazie. Dimmi tre animali che cominciano con la lettera P. Piccione, pachiderma e... non lo so altro. Ma aspetta. Dai, mi hai distratto. Perché stavi ridendo? Pachiderma è un animale. Amore, è un pachiderma. Piccione, pachiderma. Cos'è? E pantera, li ho detti. No, cos'è? Detti. Cos'è? Punto, li ho detti. No! Oh, oh, oh. Così impari a ridere. Vantaggio. Cosa sei? Come nel riprendi, poker. Tocca a me. Come nel poker. Vai, tocca no, a me. No, 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 ti tu. Adesso te ne faccio una. Non mi una puoi sgomare. Allora, punto nulla, annullato. Dimmi tre lingue straniere che si insegnano a scuola. Spagnolo, tedesco, francese, inglese, turco. Comunque non hai fatto neanche per dire quello. Vabbè, tanto è facile. Allora che capo? No, è giusto, tieni. Dimmi tre monumenti o luoghi famosi di Parigi. La Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo e il Museo del Louvre. Dimmi tre cose che fai quando nessuno ti guarda. Mi scaccolo. Faccio la pipì e faccio la cacca. Quello le fai con la porta aperta, quindi ti vedo io e ti vedono pure i gatti, guarda. Comunque sono cose che... Perché tecnicamente la altri... porta la dovresti chiudere. Gli altri non le vedono. Dimmi tre persone con cui non prenderesti l'ascensore. Te? E poi chi deve essere? Le persone ansiose e le persone stressanti. No. Sì. No, devi dire ma delle persone dire? Specifiche. Chi? Tipo ad esempio John Cena. Perché poi ti fa la mossa e ti accapotta. Ma non aveva senso. E certo. Vabbè, prendi. Allora, no. Non dimmi tre persone con cui non prenderesti la scelta. Ok, Putin, Trump e Elon Musk. È il video non monetizzato. Perché questo... Dimmi tre cose letali. Serpente, fucile e bazooka. Ci sta, ci sta. Ok. Dimmi tre nomi maschili che cominciano con la lettera E. Enrico, Ernesto, Elia. Elia era difficile. Buono. Io ho pensato a Elio. Allora, dimmi tre posti dove si può prendere il sole. Spiaggia, balcone, terrazza. Balcone, terrazza, però. Sono due cose totalmente diverse. Anche in montagna puoi prendere il sole. Vabbè, vabbè, ma in montagna nessuno vabbè. Prende il sole. Dimmi tre paesi che cominciano con la lettera M. Che ne so, Madagascar, uh-huh. La Moldavia, okay. E la Macedonia. Dai, vai. Dimmi tre delle tue ambizioni. Soldi. La prima.
Non lo so. Soldi. Soldi. Vabbè, ma le parole singole non sono ambizioni. Sapevo che mi hai fatto tiltare. Ah, no, 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 no. Dimmi tre delle tue ambizioni. Ah, soldi, non carriera. Carriera. Carriera, aiutare gli animali. E liberarmi di te. Non conta, non conta, fatto io il punto. No, contava e come. Contava e come. Ah, vedi che non è così banale. No, non è allora, perché ovviamente, ragazzi, le ambizioni adesso si scherza, ma sono un qualcosa di ovviamente molto più grande che non riesci a esprimere con una o due parole. Dimmi tre punizioni per aver disobbedito. Le urla, il castigo e i ceci nelle ginocchia. Che si faceva ai tempi dei nostri genitori. Se quando mettevano i ceci tutti ci dovevi inginocchiare sopra. Le punizioni del paleolitico. È molto borderline, anche perché le urla non sono una punizione. Ah, beh, sono una sì. conseguenza. No, beh, effettivamente non era proprio un punto, però... ma io me lo prenderò lo stesso. Lo prenderà lo stesso, capito. Dimmi tre parole che fanno rima con giorno. Io ho problemi con le rime. Ma Gio okay. Io ne so una però. Dimmi tre parole che fanno rima con giorno. Contorno. Buongiorno. No. Buongiorno. Non conta. Eh sì che conta. E fine del tempo. Giorno, buongiorno, no, grazie del punto. No, buongiorno. Così, quando la scegli difficile, ti autofreghi. Dimmi tre parole che finiscono con la lettera U. Virtù. Pupù. Non lo so. Ma poi era U, non era accentata, vero? No, vabbè, dai, credo conti. Non lo so. Sì, dai. Era... non le so. Gesù. No. Tutu. Perù. Ma no, è parola. È una parola il Perù. E allora mi inventavo nomi? È borderline. Per te non conta, ma prima tu ne hai preso una che non contava. Okay. Grazie. Allora, dimmi sì. tre bevande della prima colazione. Latte, caffè, tè caldo. Bravo, dai, questa era per farne una semplice. Dimmi tre sport individuali. Tennis, atletica. Non so altro. Scherma. Vai. Non vale che ne hai detto uno in più di troppo. Scherma. Devo fare io, vai. Ping pong. Scherma. E posso dirla no! perché ti sei fregata. No! Tiro con l'arco. No, no, non vale questa. No, così impari a dirla. No. Così impari. Me l'ha palesemente buttata e mi prendo questa. Ok, vai. Dimmi tre località della Sardegna. Cagliari, Nuoro, Sassari. Città. Mi hai detto località. Bello sono mio. Sono comunque località. No, devi dire no, le località. No, sono... Au, ma chi mi viene in giro? Sono comunque località. No, sono solo detto città. Ma tu mi hai detto tre città, non località. Tipo Baia Sardina, quelle lì sono località. Tipo... Benargento. Esatto. Quello no, quello è morto. Dimmi tre trofei sportivi. La coppa, la medaglia. No, 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 aspetta, 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 facciamo aspetta, scivolare. Ti danno la coppa, no, la medaglia. No, 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 trofei come nome. Come, cioè, capito? E che ne so? Quelli. Pallone d'oro. Ok, vai. Pallone d'oro, la coppa tennis. Non esiste? La coppa ping pong. Vai, ti intendo come si fa, vai. Però questa la sei solo tu, ma che ne so? Champions League, Coppa del Mondo, UEFA. Ma non sono trofei. Sì. No, imbecille, sì. Quelle sono competizioni. No, devi dire il trofeo il che trofeo vinci. Della quindi competizione. La coppa medaglia, della Champions League. No, ti danno tipo i piatti e le altre cose. No. È così. Allora perché quella sono è una competizione. Ma tu ma ti non danno ti dice la coppa della Champions League, la coppa specifica. Mi compri a casa, Ti ammazzo. L'annulliamo. Ti ammazzo. Cioè questa non vale. L'abbiamo annullata. L'abbiamo annullata. No, no, ti spacco la faccia. Oh, ce lo sapevo troppo seriamente, troppo diverso. Sì, sto sudando. Allora, aspetta che contiamo i punti. Così capiamo come siamo messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 17 5, punti. 6, 7, 17. 8, 9, 10, 11. Perché ne ho fatti così pochi? Ti ho massacrato. Ma secondo me me ne sono persa qualcuno. Può essere. Sì. Vabbè, tanto li ha contati il signor editor, che è più affidabile di te. Esatto. Ok, allora non sappiamo come siamo messi. Vai. Basta così. Abbiamo finito? Non lo so. Abbiamo. Vai. Abbiamo... No, no, 23 minuti. Ah, appunto, basta, basta. Mi stava divertendo.
bello? Tanto divertente. Sì. Complimenti. Ciao. L'acquisto su Amazon. Grazie. E nulla. Ciao. Ciao.